siamo capitati per caso al suo ristorante. Dove si beve un vino sorprendente, si parla con il proprietario e 5 minuti dopo, eccoci. Non veniva commercializzato, chi voleva bere la Malvasia veniva a Bolzano. Cioè era un vino di comunità, i bolzani lo offrivano come prodotto loro, non offrivano, tanto per dire, il tè oppure un altro vino che veniva da altrove. Lo offrivano, offrivano la Malvasia di Bolzano. A chi lo offrivano? Salotta, agli amici, a quelli che tutto venivano dalla montagna. Ah. No, veramente noi ci siamo incontrati nel gennaio del 58, E che ne pensava del signore quando siete incontrati? Sì. Sei stata innamorata il primo minuto? Beh, io non sono molto decisiva veramente nelle mie cose, devo essere molto convinta, però c'è passato poco tempo, vero Battista? La vigna ti crea delle rogne, ti crea dei problemi, non ti conviene a tenere la vigna, la possono tenere ieri, la potevano tenere solo i ricchi, noi vogliamo che la tengano anche i poveri, la vigna. Cioè tutti come prima erano pezzettini di terreno che tutti coltivavano, vedete, tutti senti a muro, sono, erano tutte vigne. Adesso la gente si è stancata perché li hanno illusi, li hanno trascinati verso questo consumismo generale, prodotti che non hanno identità, che non si sa da dove vengono e se fanno bene e se fanno male, molte volte fanno più male che bene. Ecco. E noi così, allora siamo ridotti a livello... così, anche le bestie selezionano quello che mangiano, sanno che cosa stanno dando. Noi non c'è più dignità. Dietro questo sentimento della coltivazione della Malvasia c'è una convinzione che etica e anche savoir vivere, come dicono in Francia. Non importa se è molto ricco o molto povero, non importa, però siamo dignitosi nella nostra, siamo orgogliosi, del resto è costato millenni, noi abbiamo una civiltà plurimillenaria in Sardegna e l'uomo ha campato qui dignitosamente e perché non dobbiamo campare anche oggi dignitosamente? Ecco, però bisogna che l'uomo non si distragga, non insegue le chimere del progresso che magari porta nelle rovine, nelle cose naturali e nelle sofferenze proprie degli altri. Noi dovremmo vivere tranquilli in questa terra e c'è posto anche per gli altri. Yep.